Finiscono a processo i quattro presunti scafisti del caicco Summer Love naufragato lo scorso 26 febbraio davanti alle coste di Steccato di Cutro, causando la morte di almeno 94 migranti. Il PM Pasquale Festa ha chiesto e ottenuto dal GIP Massimo Forciniti il giudizio immediato per Ufuk Gun, turco di 28 anni, Aslan Khalid, 25enne pakistano, Fuat Sami, turco di 50 anni, Afab Hossain, pakistano 21enne. Per loro il dibattimento inizierà il 4 ottobre al Tribunale di Crotone. Gli imputati hanno 15 giorni di tempo per scegliere di essere giudicati con un rito alternativo, l'abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna o il patteggiamento. I quattro accusati, a carico dei quali era in corso l'incidente probatorio, devono rispondere di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio colposo e omicidio colposo. Gli imputati, scrive il PM, che ha coordinato le indagini condotte dalla squadra mobile di Crotone, insieme a Abraham Guler, deceduto, avevano organizzato il trasporto in Italia di circa 180 cittadini extracomunitari, ricorrendo inizialmente al natante Luxury 2, partito dal porto turco di Izmir, per poi sostituirlo per un'avaria con la Summer Love. Ufuk Gun, si legge nel capo d'accusa, in qualità di componente dell'equipaggio, si sarebbe alternato con Sami Fuad e Ibrahim Guler alla guida della barca e avrebbe effettuato piccoli lavori di riparazione a bordo. Sami Fuad, per il PM, durante la navigazione sarebbe rimasto sul ponte della Summer Love nella cabina di comando e avrebbe fornito ausilio e indicazioni ai conducenti dell'imbarcazione, gestendo anche i passeggeri. Invece, ad Aslan Khalid e a Fab Osnain viene contestato di essersi occupati soprattutto del controllo dei movimenti e delle azioni dei migranti che si trovavano sotto coperta e di coloro che venivano temporaneamente autorizzati a salire in coperta. Ma i quattro ipotizzati nocchieri devono rispondere pure delle condotte maldestre che hanno determinato l'affondamento della Summer Love, in quanto c'era la volontà di riportarla indietro.